Cesenatico e la sua pescheria sorge in Piazza Fiorentini, costruita nel 1911 dall'ingegnere architetto Amilcare Zavatti. È un esempio di stile liberty, un'esigenza dell'amministrazione comunale che avvertì la necessità di dare ad un'attività così importante per la vita economica della cittadina una sede decorosa e nello stesso tempo risolvere i problemi di disordine, igiene e intralcio al traffico che la vendita del pesce su strada comportava. La marineria da pesca di Cesenatico si sviluppa fortemente nel corso dell'Ottocento, grazie soprattutto all'immigrazione di famiglie di pescatori chioggiotti. Nel 1770 la Repubblica di Venezia vieta la pesca a strascico nelle acque antistanti l'Istria e la Dalmazia, provocando dunque da parte della marineria chioggiotta una maggiore frequentazione della costa romagnola e marchigiana, in particolare con i bragossi, barche dal fondo piatto più adatto alla pesca costiera. I nuovi ceti emergenti di Cesenatico, costituiti da mercanti all'ingrosso di pesce e da altri piccoli imprenditori che ricavavano il loro utile dalle attività marinaresche. La presenza chioggiotta a Cesenatico è stata particolarmente rilevante ed è visibile tutt'oggi da molti segnali, tra i quali il più immediato è senz'altro l'ampia diffusione di cognomi come il già ricordato Ballerin, Pagan, Penso, Dusi, Zennaro e tanti altri.